Buongiorno, sono Iole. Oggi prepareremo involtini di melanzane. Gli ingredienti sono prosciutto crudo, melanzane impanate e fritte. Sotto troverete il video di come prepararle. Basilico, stuzzicadenti e sottilette e succo di pomodoro. Ora partiamo con la preparazione. Sono molto semplici e molto buone. Partiamo con la prima. Abbiamo unito. Siccome sono le mie melanzane del mio orto, sono molto piccole, però voi ne potete fare anche una a fianco all'altra. Prendiamo un po' di sottiletta e la mettiamo dentro del prosciutto. Sono molto buone. E un po' di basilico spezzettato in questo modo. Vedete? Ora le arrotoliamo come se fossero delle piccole bracioline e le uniamo con uno stuzzicadenti. Ecco qua, abbiamo fatto la prima. Ora passiamo alla seconda, sempre nella stessa operazione: formaggio, prosciutto crudo e un po' di basilico fino alla fine, fino a quando non avrete finito tutte le scorte arrotolate con una brociolina. Naturalmente, se vi piace il cotto, potete mettere anche il prosciutto cotto o il prosciutto crudo o la pancetta, quello che più vi gradisce. Noi continuiamo nella lavorazione. Qui ne abbiamo altre due. Ho detto sono del mio orto, sono piccole. Però quelle che trovate in commercio sono molto più grandi e la produzione è poca, essendo biologiche, sono molto piccole e rincrinzite. Ora io finisco e poi dopo vi faccio vedere come è andata. Ecco qui le abbiamo terminate. Ora mettiamo un poco di sughetto. Pochissimo, non eccessivamente, su ogni melanzana. Sotto i video troverete anche tutti gli ingredienti e qualsiasi consiglio vogliate, io sono a vostra disposizione. Ecco qua, abbiamo messo il sugo. Ora mettiamo un po' di parmigiano, che prima non avevo elencato negli ingredienti, ma che mi è venuto in mente mentre stavo cucinando di mettercelo sopra, perché la cucina è anche creatività, non è solo, noi non siamo dei robot, abbiamo comunque un nostro modo di pensare. E ci mettiamo un po' di pepe. Ora li mettiamo a forno. Le mettiamo a forno a 180 gradi per una quindicina di minuti. Ci vediamo dopo e vi mostrerò come sono. Ed eccole qua, belle e filanti. A tutti buon appetito e se vi piacciono i miei video iscrivetevi, ricette nuove, suggerimenti. Un bacio!